a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda un po' di cosmetica. Sì, compriamo poco. Allora, sono stata sia da Ecstasy Profumerie, che lo trovo alle porte di Catania, e sia da Wycon, perché ho preso alcune cosucce scontate che mi servivano, e quindi ho fatto acquisti. Allora, io inizierei direttamente da Wycon. Ho preso alcune cosucce, ovviamente scontate, cosa ho preso? Cosa ho preso? Allora, per quanto riguarda la linea di Niloufar, ho preso alcuni prodotti, tra cui il correttore, ho preso lo 03. Perché io posseggo, se lo trovo, sì, eccolo, io posseggo lo 06, siccome volevo una colorazione più chiara, ho preso lo 03, questo è lo 03 e questo è 06. Mi serviva una colorazione più chiara, però la ragazza mi ha detto, scusate se sono un po' sudata, siccome la ragazza mi ha detto, dice, guarda, dice, non ho la scatolina, io ho detto, vabbè, non ti preoccupare, tanto io la devo buttare, l'ho presa dentro il cassetto e quindi l'ho preso. E vi dico anche il prezzo, secondo voi? E a trovarlo. Il blush. Lipstick, io non lo vedo qua. Comunque era scontato e l'ho voluto prendere. Ho preso questo. Poi, sempre della linea di Niloufar, ho preso i due lipstick che sono tipo in mousse. Ho preso le due colorazioni perché ne avevo preso una, ma era troppo rosa. Non mi piaceva, è troppo rosa. Non mi piace proprio il colore. Ho preso lo 02 Fluffy Peach e lo 06 Fatal Red. Allora, lo 02 è il nude per eccellenza, ma non volevo un nude troppo tipo marroncino. E ho preso questo, mi piace tantissimo. Io l'ho visto là e mi è piaciuto. Super giù è il colore che volevo. Ed è questo. Vedete, non è proprio un marroncino marroncino, ma nemmeno un rosato. Ed è questo, ed è lo 02. E poi ho preso lo 06, che tra i due rossi era quello più a base blu, quindi più freddo dei due. Ed è questo. A me piace tantissimo anche sulle labbra, perché non è il solito rosso che si vede in giro. Ed è molto molto bello. Non so se avete visto il video per quanto riguarda la linea di Niloufar, perché avevo acquistato un bel po' di cosucce. Se me lo ricordo, ve la metto qui nelle schede oppure direttamente sull'info box. E quindi ho preso i due lipstick. Poi, che ci fanno due prodotti di Kiko qua? Non mi ricordo. O sono caduti, ma credo di no. Comunque, vabbè, ve lo faccio vedere. In caso ve lo faccio vedere dopo. Poi ho preso un blush della linea normale di Wycon, ed è lo strip blush, ed è il blush che ha tre sfumature. L'avevo già visto sul sito ed era scontato. Questo è lo 03 ed è un soft mauve, soft malve ovviamente. Ed è questo qua, lo specchio e la colorazione è questa. Sapete tutti che io adoro questo tipo di blush ed è un malve, ovviamente non potevo non prenderlo, bellissimo, proprio bellissimo, bellissimo. Ho preso questo. Poi, della linea Besame Mucho, questa qui, ho preso lo 03 Toda Bellezza. Ed è un liquid lipstick, mi sono data il liquid lipstick ed è questa colorazione. Ve le faccio vedere veloce perché sono stanca e già è un po' tardi e devo ancora mangiare. Ed è questa colorazione, non è quella che indosso è Maybelline ed è questa, vedete? Ha un po' di più del rosato, molto molto bella. Erano tutte cose scontate a pochissimo perché non mi ricordo se c'era il 50, non mi ricordo ora di preciso quello che c'era, però
L'ultimo prodotto che ho preso è sempre di Wycon ed è della Tecne Lips ed è sempre un liquid mousse. Ho preso di più prodotti labbra perché prodotti occhi non mi interessavano. Il colore è questo, il packaging è con il viola, molto molto bello. Mi piace, io ad esempio oggi ho utilizzato il correttore di questa linea. No, non è di questa linea il correttore, no, è con il pack rosa. Devo dire che mi sono trovata bene, mi illumina tantissimo. Mi è piaciuto. Il rossetto in questione è questo qua. È proprio una mousse. Vedete, sono tutti colori differenti. Ho cercato di prendere qualcosa di differente proprio perché ho troppi prodotti simili e volevo anche un po' cambiare. Questi sono i quattro, diciamo, lip mousse che ho acquistato. Mi piacciono tantissimo perché sono uno diverso dall'altro. Ovviamente questi o li vedete swatchati su Instagram o vedrete poi un video a parte dove li utilizzerò. Ho trovato due prodotti di uno che si è suicidato. Ho trovato due prodotti, quattro, va bene, ciao. Ho trovato quattro prodotti nel sacchetto di Wycon, quindi sarà che sono andata anche da Wycon quel giorno, io me lo ricordo. E ho preso due della Holiday James e due della Dolce Diva. Per quanto riguarda Holiday James, sono i due eyeliner perché me li ricordo benissimo. Ho preso lo 01 e lo 02, ve li faccio vedere. Sono quelli nella confezione verde, sono questi qua, li conoscete tutti. E ho preso il dorato e il bronzo. Io avevo preso il colore canna di fucile, quel grigio. Adesso ve li faccio vedere tutte e due, perché sto cercando di mettere l'eyeliner, o perlomeno non di fare l'asticina, ma di metterlo direttamente nella rimacigliare. Quindi lo 01 è il dorato e lo 02 è il bronzo. Sono molto molto belli e sono molto molto scriventi. E sono questi due qua. Il dorato è sopra e il bronzo è sotto. Poi, sempre di Kiko, ho preso questi qua della Dolce Diva e ho preso lo 05 e lo 08. E sono le matite waterproof. Io ne ho sentito parlare bene da Trucchina 100, Valeria. E quindi le ho volute prendere. Ho preso dei colori che di solito non prendo, ma che li posso abbinare. Questa che vi ho fatto lo swatch è la 05 ed è questa. Ed è una specie di questo è il colore che gli piace alla Lizzie. Come si chiama? Oddio, un vuoto di memoria, ragazzi. Un vuoto di memoria. Comunque il colore che gli piace alla Lizzie. E poi ho preso lo 08. Che è questo, sempre un po' più intenso come colore, però più sul ciliegia. Quello è sull'amaranto e questo invece sul ciliegia, vedete? Molto più accesa come colorazione di matita. E ho preso queste due. Poi sono stata nella bioprofumeria, sono stata nella profumeria Ecstasy a Catania, alle porte di Catania, e ho preso delle cosucce. Prima di tutto ho preso le salviettine, queste qui della L'Oreal a 1,40 euro. Sono salviettine struccanti, io non le utilizzo per struccare il viso, ma le utilizzo per togliere gli swatch o altre cose che faccio qui nella postazione. Poi, mentre ero lì, ho preso una palettina della Wet n Wild. Questa l'ho vista sempre dalla Lizzy. È stata lei a diciamo indirizzarmi per questa palettina. Io vorrei riuscire ad aprirla. Cioè, credetemi, ci voglio riuscire. Vediamo se ho la possibilità di farcela con le mie forze. Allora, sono stanca, ho fame. Vi capita quando siete stanchi, avete fame che non capite più niente? Bene, io sono così. Allora, la palettina in questione è questa qua ed è la Ice Cream B. Ce n'erano due, ma quella che mi piaceva di più era questa e quindi l'ho voluta prendere. Poi ovviamente se volete vi faccio anche un tutorial con questi ombretti. A primo impatto sembrano molto carini. Sto swatchando questo ed è tipo glitterato, cioè glitterato con delle pagliuzze.
il verde, questo qua sotto che è molto bello, questo arancio. Questi sono i colori. Devo dire che di scrivere scrive. Ovviamente una cosa è che scrive così con il passare delle dita, ma una cosa è che scrive sugli occhi. Cioè, il marroncino è bellissimo. Il marroncino ha dei riflessi viola all'interno, molto molto belli. Mi è rimasto il dito colorato. Poi, mentre ero lì, ho visto degli ombretti che avevo visto su Instagram da una truccatrice che io seguo tantissimo, che mi piace e di norma collabora sempre con Nabla. Adesso Giulia, se non mi sbaglio, si chiama lei, però il nome esatto non me lo ricordo, c'è cioè il cognome Peculiar, una cosa del genere, però ovviamente ve lo. Il nome poi ve lo scriverò. E lei parlava tantissimo di questi ombretti e io ne ho voluti prendere tre. Vediamo se c'è lo scontrino di quando è costata la palettina. È costata 10,49 euro. Questa qui. Invece, gli ombretti che vi faccio vedere sono costati 8,90 euro. Sono costati un bel po', poi c'era lo sconto, però sono costati un bel po'. E io ne ho presi tre, sono della marca Wake Up Cosmetics e sono questi. Questa è la marca Wake Up. E vi faccio vedere questi. Allora, questo che vi faccio vedere è lo 03, hanno un'ottima pigmentazione, io li ho visti proprio all'opera, li ho visti all'opera veramente, e ve lo faccio qua, non so se si vede, è qua, ha dei riflessi dorati, rosa e ce l'ho ancora nelle mani. Poi, il secondo che vi faccio vedere è stata una decisione prenderli perché li volevo tutti. È lo 01 Party Gold ed è più dorato con delle pagliuzze. Ed è questo qua. Ma si vede? In caso ve li metto da un'altra parte. Ok, deciso. Li mettiamo da un'altra parte. Si vede qua? Aspettate che c'è il riflesso. No, devo trovare proprio una posizione giusta. Ve li metto da questo lato, anche se non sono brava a farli da questo lato. Questo è lo 01. Vedete la luce che emana? È stupendo. Questo è lo 03 e poi ho preso questo che è lo 05 che è stupendo. Di questo proprio lo volevo in assoluto, l'avevo visto anche sul sito. Questo ha dei riflessi con il viola, rosa, azzurro, cioè ha un mix veramente. E questi sono i tre colori. Adesso ve li faccio vedere proprio da vicino, proprio per vederli bene. Cioè, guardate, abbiamo lo 05, poi abbiamo lo 03 e poi abbiamo, dov'è? Qua lo 02. Questi sono i colori, cioè, guardate, degli swatch molto molto particolari, molto molto belli soprattutto. Io non vedo l'ora di utilizzare questi ombretti perché ho visto dei make-up veramente fantastici e sinceramente li volevo provare in assoluto. Perché sono molto ma molto curiosa di provarli. Se voi l'avete provati, scrivetemi e ditemi come vi siete trovate. Niente, per quanto riguarda questo è tutto. Io con le mie mani di swatch, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!